servizio senza attese dedicato alle piccole emergenze. È l'ambulatorio di prima assistenza medica della Clinica San Martino. Oggi andiamo a visitarlo con il dottor Banfi. Buongiorno dottore. Buongiorno Giulia. Siamo nell'ambulatorio di prima assistenza medica della Clinica San Martino, un servizio che avete attivato ormai da un paio di anni. Con quale obiettivo? Il servizio nasce nel luglio del 2019, dopo alcuni mesi di programmazione, per cercare di dare un servizio sul territorio che fosse espressione della clinica in una continuità, in una fase di crescita, in un territorio che ha grandi eccellenze dal punto di vista della sanità pubblica, ma che ha anche una grossa esigenza e una grossa richiesta di assistenza da parte dei pazienti, e quindi anche la clinica voleva essere presente con continuità sul territorio. Chi può accedere a questo servizio? Accedono pazienti che hanno necessità di fare della diagnostica, che hanno una necessità di una visita con caratteristiche di immediatezza, che hanno magari avuto un inciampo, che può essere un piccolo trauma, un piccolo taglio durante una fase di lavoro, durante l'attività sportiva, durante un'escursione. E noi siamo qui presenti con un servizio che si articola su alcune ore, prevalentemente la mattina, in modo da dare una continuità anche con un servizio di diagnostica di primo, secondo, terzo livello col servizio di radiologia, e quindi poter porre una diagnosi. E si cerca sempre, oltre il 90% dei casi, di riuscire anche a risolvere la patologia in essere direttamente qui in clinica. Quindi dottore, parliamo di piccole emergenze, mi sembra di capire. Sì, piccoli traumi, piccole emergenze, ferite, cadute, cose che possiamo assolutamente assorbire e gestire, perché dobbiamo assolutamente cercare di dare una completezza di assistenza al paziente, perché questo è il nostro obiettivo, con una qualità alta e in una tempistica che vogliamo essere e cercare di rendere rapida, pur dedicando ad ognuno dei pazienti che si presentano un'assistenza continua e dedicata anche nei controlli lungo il periodo del tempo, insomma, perché tutto non si può magari chiudere in questo momento, ma ha necessità di un seguito clinico, medico e diagnostico. Una opportunità particolarmente importante in questo periodo Covid. Assolutamente sì, abbiamo con la direzione sanitaria, con tutte le figure, l'amministrazione, abbiamo deciso di rimanere aperti nella fase, diciamo, dello scorso anno. Ormai è quasi un anno di calendario che viviamo questa grande pandemia, proprio per essere un supporto sul territorio, soprattutto per il paziente, e per essere un supporto per i colleghi del pronto soccorso ospedaliero, per i colleghi della medicina generale, per i colleghi della guardia medica. Ci siamo anche noi. L'opportunità è proprio quella di, appunto, avere una prima visita e poi magari essere indirizzati, visto che in questa clinica poi ci sono tutti gli altri reparti, quindi anche un lavoro di equip. Assolutamente. Questo nasce proprio una prima barriera, un servizio stanziale della clinica, un'espressione della clinica stessa, che può permettere al paziente poi di capire quale sia il suo percorso e quale sia la sua necessità, che la clinica può anche soddisfare, arrivando fino ad un interesse chirurgico, perché comunque sia l'espansione della clinica e l'attività della clinica è anche dal punto di vista chirurgico, assistenziale e diagnostico, come dicevo in precedenza, Giulia. Quali sono le modalità di accesso? Le modalità di accesso al servizio sono la possibilità di telefonare un numero dedicato che permette al paziente di spiegare, esplicare quello che è avvenuto, quello che è successo, in modo da avere un cosiddetto triage e capire se il servizio della clinica può essere a lui dedicato. Dopodiché il paziente viene preso in carico dal medico di guardia dell'ambulatorio, e da lì, con un'anamnesi, una visita, si può decidere cosa serve. Possiamo partire da un servizio di diagnostica, per poi andare a
ad avere l'utilizzo, come ben vedete dal carrello, ben attrezzato su quelle che sono piccole ferite, quindi magari non una diagnostica ma la necessità di suture chirurgiche, di medicazioni, oppure di una diagnostica per poi utilizzare tutori, fare gessi, fare insomma emivalve gessate, adesso poi entriamo nel tecnico, ma comunque cercare di fare diagnosi e poi dare assolutamente una continuità al servizio, quindi risolvere o dare una risoluzione del problema immediata con una serie poi di controlli per andare ad accompagnare il paziente in sicurezza. Dicevamo già all'inizio, un servizio attivo dal lunedì al sabato. Sì, Giulia, in questo periodo da luglio 2019 siamo attivi dal lunedì mattina alle 9 fin verso le 14-15 di pomeriggio sino al sabato, perché il servizio deve convivere col servizio di diagnostica e di radiologia. Tutto puntato e mirato ad un'espansione, ad un'evoluzione dell'assistenza che la clinica vuole dare al territorio e al paziente. Grazie dottore per averci mostrato l'ambulatorio di prima assistenza medica. Grazie a voi per l'interesse e per la cordiale intervista. Noi torneremo la settimana prossima alla Clinica San Martino. Thank you.